In arrivo un'importantissima novità per il comune di Acquara che aprirà lo sportello Europa. Ne parliamo con il sindaco Antonio Marino perché lo sportello Europa sarà presentato proprio questa sera. Sindaco, una grande opportunità per gli imprenditori e le attività di questo territorio. Speriamo bene, insomma, tutto ci crediamo e vorremmo che ci credessero tanti altri, insomma, perché poi l'approdo europeo è l'approdo naturale per tutti noi, insomma, o stiamo insieme in Europa o non siamo nessuno. Questo ormai con le ultime vicende extraterritoriali ce l'hanno fatto capire egregiamente, insomma. Stasera ci sarà un bravo nostro collaboratore con cui ci siamo convenzionati, la Eures, che ci spiegherà le opportunità dell'Europa, dei bandi, tutte queste cose. È chiaro che magari saranno cose anche più grandi di noi, più lontane da noi, però poi mai si comincia, mai si arriva, insomma. E sarà anche un modo per uscire dal guscio, insomma, dei nostri piccoli paesi e parlare di Europa e delle sue opportunità che per noi, come dicevo prima, è l'approdo naturale. Sindaco, lei conosce molto bene la realtà economica di questi territori, le condizioni economiche dei cittadini e degli imprenditori, quanto è importante per loro accedere ai fondi pubblici? Ma guarda, oggi, proprio oggi, il Papa ha fatto un bellissimo intervento da un punto di vista sociale a favore dei piccoli comuni e dei comuni dell'entroterra, no? Ha detto che sono un esempio di vita, perché poi nei piccoli paesi chi resiste è come devo dire, è un eroe. E noi che siamo in un piccolo paese, siamo nell'entroterra, è chiaro che siamo interessati a queste cose. Il mondo imprenditoriale nostro soffre perché per la mobilità, cioè partire di qua, portare un prodotto a Salerno è già una distanza importante che frena anche chi produce sicuramente. Dobbiamo resistere, però cercando di fare delle cose egregie, migliorarci, perché poi non è vero che oggi è tutto perso. Oggi nel mondo del lavoro chi è competente, chi è preparato emerge sempre. Il problema è che c'è in giro tanta mediocrità e questo danneggia sia chi sta nei piccoli paesi che sta nelle grandi città. Assessore alle politiche sociali del comune di Acquara, Rosaria Corvino, è stata proprio lei a proporre l'idea di aprire uno sportello Europa. Allora le chiediamo di che cosa si tratta nello specifico. Sì, diciamo che come assessore alle politiche sociali ho proposto da subito che si realizzasse, che approvassimo questo progetto e si tratta appunto di un progetto pilota, almeno vuole essere questo, perché appunto faccia consulenza e assistenza a tutte le aziende, le imprese, le cooperative, le associazioni, anche i liberi cittadini che intendono migliorare la qualità della loro azienda, ma non in termini tecnici ma in termini economici, e quindi di cercare di attingere tutte le risorse, sia esse europee, dei fondi europei, ministeriali e regionali. L'intento non è solo quello che questo deve avvenire nel comune di Acquara, ma si deve espandere per tutte le aziende del territorio. Diciamo che sono soddisfatta perché questo progetto è stato da subito visto positivamente dall'amministrazione a capo del sindaco Antonio Marino, e per questo oggi stasera ci troviamo qua e sperando appunto di essere utili per tutte le aziende, ma soprattutto attraverso queste iniziative si possa frenare quello che è lo spopolamento delle nostre zone.